Tu cosa pensi? C'è chi ha letto il voto dello scorso fine settimana come la fine della parabola populista. Lo pensi anche tu? No, non è la fine della parabola, certamente è una battuta d'arresto, anzi un'altra battuta d'arresto, perché la prima, secondo me, sono state le elezioni europee. E, vi ricordate, in fondo l'Europa si è capito che è utile, adesso più che mai, ma secondo me l'avevamo già intuito non solo noi, molti altri. Io credo che la gente adesso voglia fatti e non chiacchiere. Notate che io sto citando Matteo Salvini nell'intervista al Corriere l'altro giorno. Fatti e non chiacchiere, ecco. Perché? Perché il momento è grave, quindi abbiamo bisogno di fidarci, di lavorare insieme, compagnia bella. Io sono d'accordo con quello che è appena stato detto. Il voto, il referendum è un'altra cosa, ma il voto alle regionali è stato anche un voto di riconoscenza. So che è una parola impegnativa, da usare in TV, ma il voto in Liguria, il voto in Veneto, il voto in Campania, quindi anche colori politici diversi, alla fine vuol dire che i cittadini pensano che quei governatori in un momento molto difficile hanno fatto quello che potevano fare, altrimenti non avrebbero votato così. Qualche, diciamo, dividendo è arrivato anche al governo. Però sono d'accordo con Stefano Feltri, tra l'altro una delle tue copie è anche la mia, sappilo, e ti faccio un grande in bocca al lupo per il tuo giornale. Grazie. Sono d'accordo che devono uscire adesso, perché l'idea di avere 577 progetti che valgono 677 miliardi, 209 miliardi, sono già tantissimi. Allora, il capo, l'ho già detto 3 o 4 volte, mi spiace ripetermi, ma il capo deve decidere, cioè Conte parli con le persone pochissime di cui si fida e poi prenda le sue responsabilità. Ci sono, magari ne parliamo anche stasera, dei posti dove investire e non buttare i soldi. L'idea dei 577 progetti preoccupa, lo dico dopo aver elogiato il governo tante volte quest'anno e ancora adesso credo che tutto sommato gli italiani si fidino, però la fiducia finisce a un certo punto, spero che se ne renda conto. Anche perché appunto Conte. l'autunno si annuncia molto difficile su tutti i fronti, non solo su quello del virus. Stefano Feltri, tu hai scritto: i populisti vincono il referendum.